Vangelo che si legge oggi nella liturgia narra che i discepoli di Gesù, inviati da lui, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Quest'olio ci fa pensare anche al sacramento dell'unzione dei malati, che dà conforto allo spirito e al corpo. Ma quest'olio è anche l'ascolto, la vicinanza, la premura, la tenerezza di chi si prende cura della persona malata. È come una carezza che fa stare meglio, venisce il dolore e le risolve. E risolleva. Tutti noi, tutti, abbiamo bisogno prima o poi di questa unzione della vicinanza e della tenerezza. E tutti noi possiamo donarla a qualcun altro, con una visita, una telefonata, una mano tesa a chi ha bisogno di aiuto. Ricordiamo che nel protocollo del giudizio finale, Matteo 25, una delle cose che ci domanderanno sarà la vicinanza agli ammalati. In questi giorni di ricovero in ospedale ho sperimentato ancora una volta quanto sia importante un buon servizio sanitario accessibile a tutti, come c'è in Italia e in altri paesi. Un servizio sanitario gratuito che assicuri un buon servizio accessibile a tutti. Non bisogna perdere questo bene prezioso, bisogna mantenerlo. E per questo occorre impegnarsi tutti, perché serve a tutti e chiede il contributo di tutti. Anche nella Chiesa succede a volte che qualche istituzione sanitaria, per una non buona gestione, non va bene economicamente, il primo pensiero che ci viene è venderla. Ma la tua vocazione in Chiesa non è avere dei quattrini, è fare il servizio, e il servizio è sempre gratuito. Non dimenticatevi di tutto. Salvare l'istituzione gratuita. Voglio esprimere il mio apprezzamento e il mio incoraggiamento ai medici e a tutti gli operatori sanitari e al personale di questo ospedale e di altri ospedali. Lavorano tanto. E preghiamo per tutti i malati. Qui ci sono alcuni amici bambini malati. E perché soffrono i bambini? Perché soffrono i bambini è una domanda che tocca al cuore. Accompagnarli con la preghiera e pregare per tutti i malati. Specialmente per quelli in condizioni più difficili. Nessuno sia lasciato solo, ognuno possa ricevere l'unzione dell'ascolto, della vicinanza, della tenerezza e della cura. Lo chiediamo in intercessione di Maria, nostra madre, salute dei malati. Angelus Domini, unciavit Maria. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, e benedetto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedetto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Benedicamus promissionibus Christi. Grazie a Tu, in questo Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante Christi Filii Tui, incarnazione in coniovim, per passione meius et crucem, a resurrezione gloria, perducamus, per Cristo Domine nostro. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus de puntis, requiem aeterna dona eis Domine. E lus perpetua luce a Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Domine usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci in caelum et terra. Benedictat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, negli ultimi giorni la mia preghiera è stata spesso rivolta ad Haiti, dopo l'uccisione del presidente e il ferimento della moglie. Mi unisco all'accorato appello dei vescovi del paese a deporre le armi, scegliere la vita, scegliere di vivere insieme fraternamente nell'interesse di tutti e nell'interesse di Haiti. Sono vicino al caro popolo haitiano. Auspico che cessi la spirale della violenza e la nazione possa riprendere il cammino verso un futuro di pace e di concordia. Oggi ricorre la Domenica del Mare, dedicata in molto particolare ai marittimi, a quanti hanno nel mare la fonte di lavoro e di sostenimento. Prego per loro ed esorto tutti ad avere cura degli oceani e dei mari, curare la salute dei mari, niente plastica in mare. Ricordo e benedico Ricordo e benedico quanti oggi in Polonia partecipano al pellegrinaggio della famiglia di Radio Maria al santuario di Częstochowa. Oggi si celebra la festa di San Benedetto, abate e patrono dell'Europa. Un abbraccio al nostro santo protettore. Facciamo gli auguri ai benedettini e alle benedettine in tutto il mondo. Auguri all'Europa che sia unita nei suoi valori fondanti. E a tutti voi buona domenica. Non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Grazie.